La coppia vive principalmente tre fasi. La fase numero uno è la fase che viene normalmente chiamata dell'innamoramento. Il fatto di approcciare qualcuno che non conosciamo, quindi un mondo che è sconosciuto, è come quando facciamo un viaggio. Andiamo in un posto lontano, non abbiamo mai conosciuto quei luoghi e per la prima volta li conosciamo. Quindi ci arrivano impressioni sensoriali dall'esterno di ogni tipo e proviamo un'eccitazione. L'eccitazione del viaggio, del posto nuovo, delle persone nuove. Si vive bene sia l'incontro dal punto di vista emotivo, mentale, sia l'incontro dal punto di vista sessuale. Quindi fila tutto liscio, per dirlo in parole povere. Però ancora non ci si conosce. Se le due persone decidono davvero di mettersi in gioco, si entra nella sfera dell'intimità. Si entra in una sfera dove le due persone devono obbligatoriamente diventare vulnerabili. Cioè ci si apre. Che cosa significa? Che nella fase 2 le cose di norma cominciano ad andare male. Le difficoltà sono quasi sempre sul piano emotivo e sul piano sessuale. All'inizio va tutto bene, coppia ideale, poi dopo un po' non è più la stessa cosa, abbiamo bisogno di uscire e vedere tanta gente perché da soli non sappiamo più cosa dirci. Fare l'amore lo facciamo un po' meno rispetto a prima, è sempre bello, però in effetti è meglio se quando usciamo c'è sempre tanta gente, perché almeno c'è qualcosa da fare, c'è qualcosa da dire. Che cosa significa questo? Non è che sta andando male, sta andando bene. Cioè, finalmente posso passare nella seconda fase. È che se alle persone non glielo spieghiamo, se le persone non lo sanno, credono che invece stia andando male, che per l'ennesima volta non è la persona che fa per lei. Invece, proprio questo bisogno di andare oltre, di provare qualcosa di diverso, significa che sta cominciando ad accadere qualcosa all'interno. Qualcosa di alchemico all'interno della coppia. Cioè uno può cominciare a fare da maestro all'altro, uno può cominciare a fare da terapeuta, direi, all'altro, più che da maestro, per non usare una parola troppo grossa. Ok, stiamo entrando in questa fase, ne siamo coscienti, vediamo che cosa succede. Perché la routine? Perché non ti sento più come prima? L'anima dice, ah guarda, c'è una possibilità, ma che c'è un'opportunità, sto litigando, lui è insopportabile, lei è diventata fredda, fantastico. L'anima ama le contraddizioni, ama i conflitti, perché rivelano, se non ci pensi, perché se ci pensi non servono a niente. Se non ci pensi e li accetti, cioè se applichi un'arte della resa, cioè sono qua, ok, ci sto, allora questa coppia 2 è una specie di continua trasmutazione dove continuamente separo lo spesso dal sottile, continuo e diluisco e diluisco. Oggi abbiamo litigato e allora non ci ho capito niente, mi ha fatto arrabbiare, allora gli ho tenuto il muso e lui mi ha telefonato. Guarda che Eros non deve essere conosciuto attraverso i pensieri, Eros non deve essere controllato dalla mente. Queste coppie qua, se effettivamente raccolgono, esattamente come diceva Salvatore, la sfida dell'anima, si trasformano in quelle che io chiamo le coppie in viaggio, le coppie in evoluzione, le coppie in trasformazione, che sono quelle che vanno agli inferi. Le altre vanno in altri inferi, da cui non si esce. Queste qui vanno, un po' come Orfeo, no? Un po' come Osiride, vanno in inferi da cui si esce trasformati, e a quel punto sono le coppie che io ho chiamato nell'unione, che sono dominate esattamente dall'aspetto della felicità incondizionata. Cioè io sono felice, non nel senso che sono sempre allegro e che mi va tutto bene, io sono felice perché ho uno stato interiore per cui, siccome io ci sono e sono vivo, io mi manifesto e tengo il canale della mia energia aperto e l'unica cosa che mi interessa, l'unica cosa che conta è questa. L'unica cosa che conta è che io ci sono e sono presente e voglio essere presente man mano. Questa è l'unica cosa che mi interessa. Allora in queste coppie io sto con te, non perché ho bisogno di te. Certo, poi ci sarà anche una soddisfazione reciproca di bisogni se stiamo insieme, no? Nella vita materiale. Non perché mi piaci, ma sto con te perché sei tu. Cioè perché tu hai quell'energia lì che io vedo, che io sento, che io rispetto e che è proprio quella giusta perché io sia io. Punto.